Mentre l'indagine sui rifiuti italo-tunisini, quella andata in fiamme ieri a Serre, continua, tonnellate di rifiuti restano stoccate in balle nell'area PIB del comune di Polla, nella sede della SRA. Sono quelle che si trovavano nel capannone gestito dalla SRA fino all'inchiesta sui rifiuti trasportati in Tunisia. Non sono quei rifiuti, ma gli altri raccolti nell'Eccellendo dall'azienda che ha sede a Polla. Si sta cercando di comprendere come avverrà lo smaltimento degli stessi, non pericolosi, stipati all'interno del capannone nell'area industriale Gerardo Ritorto. Il piano di recupero è stato già predisposto anche all'indomani della revoca da parte della Regione Campania dell'autorizzazione ambientale integrata alla SRA, inadempiente nel superare le criticità riscontrate dall'ARPAC in seguito a diversi sopralluoghi. I rifiuti restano lì, guardati 24 ore su 24 dalle forze dell'ordine, come è stato disposto dalla procura subito dopo l'inchiesta e gli arresti. A breve si potrebbe aprire un braccio di ferro su chi dovrà smaltire e soprattutto pagare: la SRA, la regione, il comune o il proprietario dell'area, che pur non ha alcuna responsabilità sullo stoccaggio dei rifiuti, potrebbero sfidarsi con carte bollate sulla responsabilità dei costi dello smaltimento. Inoltre il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, ha presentato un'interrogazione alla regione nella quale chiede una puntuale descrizione dello stato attuale dell'impianto di stoccaggio di rifiuti nell'ex capannone SRA di Polla. Ricordiamo, è un capannone che è stato al centro di 3 incendi dal 2000 a oggi.